Martedì 16 febbraio si è costituito ufficialmente il consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Colline di Romagna. Questa mattina all'interno dei padiglioni fiera presso lo stand dedicato al consorzio Oro Giallo la presentazione alla stampa. L'istituzione di questa società rappresenta una tappa fondamentale per la provincia di Rimini che fornisce l'80% della produzione olivicola olearia della regione Emilia-Romagna. Si è arrivati a questo riconoscimento, in primo di tutto il riconoscimento della DOP Colline di Romagna, grazie alla passione di molti operatori, dai frantoiani ai produttori olivicoli che già da anni cercano veramente di fare tantissimi sacrifici per produrre olio di qualità, ed è stato riconosciuto che il nostro olio dei nostri colli della provincia di Rimini e Forlì Cesena ha delle caratteristiche tipiche. Per cui gli è stato attribuito il riconoscimento. Questa passione però bisogna un attimino concretizzarla, bisogna che ci facciamo conoscere anche in altre zone e soprattutto nella nostra zona. Molti secondo me non conoscono l'olio DOP Colline di Romagna, non sanno neanche che esista. Gli scopi del consorzio sono quelli del, chiaramente, consorzio di tutela, quindi di tutelare questo prodotto. La qualità, io penso che un po' da tutti quanti gli operatori del settore oramai siamo a un livello qualitativo veramente alto, ma questo bisogna farlo conoscere anche ai consumatori.